A volte gli aeroporti sono simili a paesi stranieri, ognuno con le proprie misure, regole, ma soprattutto segreti. E sì, soltanto la gente che ci lavora sa come si svolgono davvero le cose all'interno. Ma tutto ciò è sul punto di cambiare, visto che oggi ti abbiamo scovato le risposte ad alcune domande che un giorno ti sarai sicuramente fatto. Tieniti pronto a scoprire i 10 segreti riguardo gli aeroporti che il personale non vuole che tu sappia. La verifica della validità del tuo visto può costare caro. Se il personale dell'aeroporto scopre che il tuo visto è scaduto o molto semplicemente che non ne hai proprio quando entri in un paese, sarai espulso dalla stessa compagnia aerea che ti ci ha portato. Bisogna sapere che è quest'ultima che dovrà pagare il conto per il biglietto di ritorno. Insomma, tornerai a casa gratuitamente. Questo spiega perché gli addetti agli sportelli di registrazione si impegnano a controllare la validità di un visto. Così nessuno sarà espulso e soprattutto la compagnia aerea non dovrà pagare dei costi riguardo il tuo volo di ritorno. Ti vedono tutto nudo. Non c'è nulla di più fastidioso di un perfetto sconosciuto che ti perquisisce nell'ambito delle misure di sicurezza. Ebbene, figurati che esiste qualcosa di ancor più spiacevole e quando saprai cos'è, cambierai velocemente opinione sugli scanner corporei negli aeroporti. Infatti, per alcuni di loro, questi scanner specifici in cui si costringe i passeggeri ad alzare le braccia attraversandoli sembrano normali, ma in realtà bisogna che tu lo sappia, l'immagine che appare sullo schermo non lascia posto alla fantasia degli impiegati dell'aeroporto. E già, lo scanner ai raggi X ti svestirà letteralmente, ed è per questo motivo che a volte è soprannominato lo scanner spogliarello. Per le autorità che fanno la scelta di usarlo, questo tipo di scanner accelera notevolmente il processo di verifica di sicurezza, perché può rivelare tutte le armi o esplosivi che una persona potrebbe provare a nascondere. L'unico problema è che nello stesso momento le parti più intime dei passeggeri, che preferirebbero tenere nascoste, verranno chiaramente mostrate sullo schermo. Invece, se ti può rassicurare, sappi che il personale di sicurezza è obbligato a distruggere quelle immagini appena viene valutato che una persona non presenta nessuna minaccia. Quindi, concretamente, in cosa lo scanner corporeo può ledere la privacy o la dignità del passeggero? Beh, questo dipende dal modello di scanner corporeo usato. L'immagine scannerizzata non raggiunge sicuramente il grado di precisione di una foto, i capelli o i dettagli della pelle, per esempio, non appaiono, ma l'immagine riprodotta è proprio quella di un corpo nudo. Quindi i passeggeri possono sentirsi lesi nella loro privacy più sacra, ossia il rispetto del proprio corpo. Invece, secondo le autorità, questi scanner sono un'alternativa eccellente alla perquisizione corporea. I passeggeri non hanno più bisogno di togliere le loro cinture e le loro scarpe quando entrano in questo scanner speciale. Tutti sanno che non si può rifiutare di essere scannerizzati, ma non tutti conoscono queste macchine rivelatrici. Bene, comunque sia, ora è chiaro che a volte il personale all'aeroporto ti conosce meglio di quanto non lo immagini. Sanno quanto sei aggressivo. In numerosi grandi aeroporti esistono delle telecamere speciali in grado di determinare se una persona è in stato d'ebbrezza o sotto l'influenza di droghe. Una tecnologia di risonanza ancor più avanzata può persino individuare un certo livello di aggressività. Queste telecamere trasmettono le informazioni a un computer e se una persona sembra rossa sullo schermo, ad esempio, il sospetto verrà fermato dalla sicurezza dell'aeroporto in vista di un'ispezione dettagliata. Poi questa persona viene esaminata da cima a fondo da una combinazione di sensori a distanza, di tecnologia di infrarossi ed alcune immagini subliminali. In questo modo gli esperti possono individuare a colpo sicuro le reazioni specifiche di un individuo, verificando il suo battito cardiaco, la sua respirazione e la temperatura del suo corpo. Possiamo dire che il comportamento umano non ha più segreti di fronte a una tecnologia del genere. Il modo in cui i tuoi animali vengono trattati. Ecco cosa dichiara un agente d'operazione, una persona che si occupa in particolare del caricamento e dello scaricamento della stiva degli aerei. Una cosa che non potrò mai ripetere abbastanza è quello che subiscono gli animali quando scegli di prenderli nell'aereo con te. Le compagnie aeree fanno del loro meglio per trattare bene gli animali, ma ci sono cose che non possono essere evitate, per esempio il livello del rumore e dello stress intenso al momento del caricamento. Pensa che il livello sonoro è talmente forte che non potrei rimanere lì senza il mio casco di protezione uditiva. Allora immagina il tuo animale costretto ad aspettare che lo si carichi nella stiva, essendo esposto alla mia stessa quantità di rumore. Allora, ora che sai ciò, immagino che ci penserai due volte prima di imbarcare il tuo animale in un aereo. Il tuo cibo viene pianificato un anno in anticipo.
La maggior parte degli aeroporti sono dotati di cucine giganti in cui generalmente sono preparati pasti per le varie compagnie aeree. Vengono cucinati deliziosi pasti da circa 6 a 10 ore in anticipo. Ovviamente funzionano 24 ore su 24 e 7 giorni su 7 e alquanto sorprendente possa sembrare, il menù del tuo volo viene studiato e pianificato fino ad un anno in anticipo. È una pratica frequente per la maggior parte delle compagnie aeree perché ogni ingrediente rientra in un'iscrizione in bilancio molto serrata. Ecco un piccolo esempio che illustra bene la problematica delle compagnie aeree. American Airlines è riuscita a risparmiare $40,000 dopo aver tolto una sola oliva da ogni insalata servita sui loro voli. Incredibile, vero? L'aeroporto controlla gli aerei più di quanto pensi. Un flight dispatcher o controllore del traffico aereo non controlla soltanto gli aerei quando sono in volo, come vedi solitamente nei film. Il suo ruolo include anche il controllo dei loro movimenti a terra, così come l'illuminazione sulle piste. Ecco perché esistono tre tipi di controllori di traffico, di avvicinamento, d'area e di torre. Ognuno di questi agenti ha il suo proprio settore di responsabilità e viene aiutato da circa 5 monitor, su cui l'informazione è in evoluzione costante. Questi schemi mostrano le condizioni climatiche e danno delle informazioni su altri aerei, un lavoro di grande responsabilità, quindi molto stressante. Non hanno nessuna idea di ciò che succede ai tuoi bagagli quando lasciano l'aeroporto. La maggior parte della gente in un certo momento si è fatta questa domanda: cosa succede ai propri bagagli e perché arrivano sempre così sporchi? Bene, la risposta è abbastanza semplice. Il personale dell'aeroporto ignora quando i tuoi bagagli lasciano il loro territorio e probabilmente se ne infischiano, mi dispiace dirtelo. Infatti le borse vengono smistate automaticamente grazie allo scanner che legge i loro codici a barre e suddivise in base alle loro destinazioni. I tre compiti principali dei gestori aeroportuali sono: 1. Spostare i tuoi bagagli dalla zona di registrazione alla porta. 2. Spostare i tuoi bagagli da una porta a un'altra quando hai una corrispondenza e 3. Spostare i tuoi bagagli dall'aereo alla zona ritiro dei bagagli, molto semplicemente. Quindi, se i tuoi bagagli non si spostano abbastanza in fretta, può capitare che il tuo volo di corrispondenza venga ritardato. Invece, se si spostano velocemente, il tuo bagaglio arriverà a destinazione prima che tu abbia finito di passare il controllo dei passaporti. Però stai ben attento a strappare gli adesivi dei tuoi vecchi viaggi, perché se ti dimentichi, lo scanner potrebbe mandare i tuoi bagagli nel paese sbagliato. Sono specificamente formati per analizzare i comportamenti sospetti. La maggior parte degli aeroporti hanno esperti particolari chiamati profiler. Queste persone praticano ciò che chiamiamo la ricognizione e l'individuazione dei passeggeri sospetti con la tecnica dell'osservazione. Questi profiler si occupano di analizzare scrupolosamente le espressioni facciali, le gesta e i comportamenti in modo da individuare i potenziali sospetti. La loro missione consiste nell'individuare i segnali non verbali di ansia, come delle persone che si inumidiscono o si mordono le labbra, che si agitano o guardano molto intorno. Se un profiler nota che una persona agisce in modo strano, ha il diritto di invitarla a seguirlo per parlarle e per provare a saperne di più a suo riguardo. Queste persone, formate in precedenza, lavorano al contempo nelle hall principali e nei servizi di controllo dei passaporti. La domanda tipo che fanno ai profiler è: qual è lo scopo della sua visita? Poi, quando hanno ottenuto la risposta, controllano le reazioni di fronte a questa domanda. Poco importa la timidità del passeggero, se ha qualcosa da nascondere, gli agenti di sicurezza dell'aeroporto lo scopriranno. Quindi, grazie al linguaggio del corpo che tradisce spesso i malfattori. Hanno dei cani per controllare i tuoi bagagli. Prima ancora che i tuoi bagagli salgano sull'aereo, passano da 5 livelli di sicurezza. Uno di loro, oltre alla digitalizzazione del contenuto, è il controllo da cani da fiuto in grado di individuare le droghe e altri prodotti chimici pericolosi. Si sa, il naso di un cane è molto più fine di quello di qualsiasi umano e sì, può distinguere gli odori da 10.000 a 100.000 volte meglio di noi. Quindi non c'è nulla di sorprendente al fatto che gli aeroporti usino questa super abilità per individuare sostanze sospette. La cosa davvero bella è che nulla consente di distinguere un cane da fiuto dai suoi congeneri civili. A differenza dei cani poliziotti, quelli che lavorano negli aeroporti non sono formati per spaventare o controllare la gente. Le razze più popolari che ritroviamo tra i cani da fiuto sono il Golden Retriever, il Labrador e il bracco tedesco a pelo corto. Sanno cosa hai avuto tra le mani. A volte il personale dell'aeroporto chiede ai passeggeri di sfregarsi le mani su un pezzo di stoffa prima di metterlo in una macchina particolare. Ciò può sembrare spaventoso, ma in realtà è completamente inoffensivo. Si tratta semplicemente di una verifica fatta da un apparecchio chiamato nebulizzatore. Spiegazione: prima che la loro giornata di lavoro inizi, i dipendenti mettono dei campioni di prodotti chimici pericolosi come droghe o esplosivi nella macchina. Quest'ultima memorizza quegli odori e nel caso in cui alcune persone fossero state a contatto con uno di quei prodotti chimici, lo individua e avvisa subito il personale dell'aeroporto di questo pericolo.
allontanare gli uccelli. Dei pompieri lavorano a tempo pieno negli aeroporti per reagire in caso di inizio di incendio o altri pericoli, ma anche per occuparsi di intrusi molto fastidiosi, gli uccelli. Questi pompieri d'aeroporti, infatti, hanno l'arduo compito di allontanare gli uccelli dalle piste per evitare, per esempio, che si ritrovino nei reattori degli aerei. Dei menù diversi nell'abitacolo. Tra i passeggeri di un aereo tutti hanno su per giù diritto allo stesso spuntino, tranne forse il capo di azienda che se la spassa in business class. Ma nell'abitacolo le cose sono diverse. Il comandante di bordo non ha diritto a mangiare la stessa cosa del suo copilota, così evitano il rischio di essere vittime contemporaneamente di un'intossicazione alimentare. Quale di questi fatti ti ha stupito di più? Abbiamo risposto a una delle tue domande più scottanti sugli aeroporti? Dici tutto nei commenti. A presto! Fire, let everyone know, the sooner the better, they all want to go. We dance till the morning, we'll dance till we drop.